Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. In questa puntata andremo a fare l'unboxing di un nuovo pacco. Un pacco che arriva in realtà dalla gestione di eBay. Il pacco che è arrivato in questi giorni, anche in ritardo, tra parentesi, di 2 giorni. Anche perché ho letto adesso che hanno avuto un problema di riconsegna, quindi deduco che hanno fatto qualcosa, che hanno sbagliato. Comunque all'interno c'è dentro il Mugler pestello dentato, cioè praticamente un altro attrezzo per barman. Infatti questo mese stiamo facendo un casino di unboxing riguardante articoli di barman, per realtà solo due, però vabbè, voglio dire un casino perché è bello dirlo. E niente, arriva con GLS, il pacco è costato 3,90 più le spese di spedizione, che costano più del pacco, che sono di 4,60 euro. Allora, appunto, il pacco doveva arrivare in pochissimo tempo, in teoria. In pratica è arrivato con un altro sacchetto. Ma cos'è sta moda di fare i sacchetti col doppio sacchetto? Vabbè. Comunque, il pacchetto viene spedito dentro questo, anzi, il pestello viene spedito dentro appunto questo sorta di sacchetto improvvisato, chiamiamolo così, senza protezione né niente, quindi un peso superiore potrebbe romperlo. Non c'è niente di che, il pestello è questo tipo, come vedete. Il pestello, appunto, come stavo dicendo prima, è zigrinato in una maniera un po' strana, come vedete, molto semplice, ma soprattutto, come vedete, non è proprio quadrato, però si possono creare senza problemi i pestelli, cioè nel senso, di solito è tutto zigrinato, però in questo caso è zigrinato solo da una parte, mentre da quest'altra, se dobbiamo impugnarlo così, ogni volta c'è un problema tipo della plastica che si è sciolta qui. Cioè, diciamo che non è che sia proprio il massimo questo pestello. Però comunque devo dire che è, per il prezzo che ha, è più che ben fatto, diciamo così. Per il resto da Computer Museo è tutto, grazie ancora e alla prossima puntata.